capita spesso durante le mie attività di radioascolto di sintonizzare alcune stazioni broadcast e non sapere quale stazione sta trasmettendo in quel momento su quella frequenza. Per scoprire quale stazione è, bisognerebbe o restare in ascolto e attendere che viene trasmesso l'annuncio con l'identificativo della stazione o tentare di riconoscere il segnale di intervallo, oppure in alternativa bisogna andare su siti tipo shortwave.info e inserire la frequenza e leggere dal tabulato quale stazione sta trasmettendo sulla frequenza impostata. C'è un altro modo per i possessori di SDR Play, in particolare sul software SDR1, c'è un plugin che farà comparire a schermo le varie stazioni, un po' come succedeva con la scala parlante delle vecchie radio d'epoca, no? È possibile vedere a video sulle varie frequenze i nomi delle stazioni. È un plugin che non è fornito dalla SDR Play, è un plugin di terze parti, quindi va installato a parte. Vediamo come installarlo e come funziona. Bisogna andare sul sito sdrplay.com/plugins. Scendendo viene illustrato che ci sono due tipi di plugin, quelli ufficiali sviluppati da SDR Play e quelli di terze parti sviluppati da hobbyisti. C'è poi tutta una lista di plugin ufficiali, tipo il DAB, il DX Cluster, eccetera. E poi c'è la lista dei plugin di terze parti. A noi ci interessa in particolare FRAN, Frequency Annotation Plugin. Funziona sulle versioni successive alla 1.40.2. Questo plugin, sviluppato da terze parti, farà comparire sullo schermo i nomi delle stazioni. Scarichiamo tutto il pacchetto che contiene questo plugin cliccando sull'URL. Ci aprirà la pagina di GitHub e scarichiamo il pacchetto .zip, insomma l'archivio .zip che contiene tutto. Sono 624 kilobyte di download. Una volta scaricato possiamo aprire l'archivio .zip che contiene tre file. Uno è un file CSV con tutto l'elenco delle frequenze e nomi delle stazioni. Questo è vecchio perché è del 2022, siamo nel 2023. Un manuale e il file.dll. Questi tre file devono essere copiati nella cartella plugin del programma. Io ho già predisposto qui la cartella del programma. Di solito sta in programmi, SDR Play, SDR1, plugins. Qui abbiamo tutti i nostri plugin. Vado a estrarre l'intero contenuto dell'archivio zip in questa cartella. Ci chiede che è necessario fornire autorizzazioni, ci chiede autorizzazione, accontentiamolo. Lo chiederà per tutti e tre i file. E adesso abbiamo il manuale, FRAN, plugin, e il file contenente, questo è vecchio, comunque abbiamo il file contenente le frequenze e i nomi, e il plugin che sta da qualche parte, eccolo qua, questo qui. Posso chiudere qui la cartella, posso chiudere anche l'archivio .zip, posso chiudere anche il browser Chrome. E a questo punto vado ad attivare il plugin, cliccando qui su Plugins, qui su in alto, Plugins, abbiamo la lista di tutti i plugin e quindi abbiamo FRAN, Frequency Annotation. Carico il plugin, mi chiede di selezionare il file, imposto nuovamente la cartella SDR Play, SDR1 plugin, dove poc'anzi abbiamo spacchettato quei tre file, e seleziono il file CSV. Questo, ripeto, è vecchio, poi vediamo come aggiornarlo. Seleziono il file, è possibile selezionare anche delle
fonti qui probabilmente sono gli autori delle varie informazioni, è possibile diversificare anche i linguaggi in base ai colori. Eccolo qui, con questa spunta qui. Vediamo cambiare i colori? Sì, tutto bianco oppure vari colori in base a... Ecco qua, quindi selezionando ad esempio questa stazione sapremo che è Adventist World Radio. Selezionando quest'altra dovrebbe essere Radio Farda, questa qui che è, vabbè non tutte ci sono, comunque quasi tutte. Cambiamo anche banda, ecco qua, ne vediamo di altre, questa qui che è, non ce lo dice, quest'altra, China National Radio, Ibrahim Radio, Radio del Pacifico 640, su quest'altra qui, sembra un po' la scala parlante delle vecchie radio analogiche anni 30, no? Che c'era la scala con tutte le frequenze, tutte le varie nazioni, città, nomi delle stazioni, in base ai metri o alle frequenze che erano. Per aggiornare il file contenente le frequenze e i nomi, devo andare sul sito abspace.de. Abbiamo qui CSV database, clicco e lo vado a scaricare. Scarichiamolo nel desktop perché non mi fa accedere alla cartella dell'SDR Play. Ricordate che poco fa chiedeva le autorizzazioni alla scrittura, dal browser non me lo fa fare, quindi salviamo nel desktop e poi lo spostiamo manualmente. Salvo il file 500k e lo andiamo a ricaricare da SDR1. Quindi torno qui su plugin, devo ricaricare Fran, prima faccio download e poi lo ricarico. Stavolta vado a selezionare il desktop, la cartella e il file che ho appena scaricato. Ecco qui. E quindi a questo punto abbiamo la nuova corrispondenza, frequenze, eccetera, linguaggi, eccetera, eccetera. Spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate un like, eventualmente qualche commento. Un saluto da Lorenzo, IZ0KBA.